Ben ritrovati carissimi telespettatori, telespettatrici di Teleradio Padre Pio per questa nuova puntata, ormai prossimi alla festa di San Pio da Pietralcina nell'anniversario della sua morte il 23 settembre. Oggi ancora accolti dal monastero del Santissimo Salvatore di Foggia e dalle monache di clausura, rifletteremo insieme su una delle grandi virtù su cui davvero la Bibbia, ma tanti santi hanno speso libri, pagine intere, il tema della carità. In greco il termine si scrive con agape e agape vuol dire gratuità, agape vuol dire donazione senza tornaconto, agape vuol dire questa disponibilità totale in ogni situazione verso il prossimo. Cristo è l'uomo dell'agape per eccellenza ed è inutile sottolineare quanto dire carità in maniera così di donazione di qualcosa sia non totalmente preciso e non totalmente pieno nel rispetto del suo significato. A volte comunemente noi diciamo fare la carità, ma fare la carità non significa dare solamente qualcosa, dare uno spicciolo, certo, immediatamente significa anche quello, ma il cristiano, uomo della carità, che oggi in modo particolare e in questi giorni stiamo cercando di farlo insieme, guarda San Pio da Pietralcina come l'uomo della carità, è tutt'altro, è l'uomo che si immola totalmente per l'altro e chi ama e chi vive l'esperienza della virtù della carità non conta il tempo in cui ama, non conta la modalità, non conta chi si ama, non fa preferenze, non fa classificazioni, ma si dona sempre e comunque e nonostante tutto. Cristo, dicevamo prima, è l'esempio, è l'emblema dell'uomo della carità e il suo momento più alto lo ha vissuto sulla croce, dove per carità, per amore, si è donato al prossimo, magari potremmo dire umanamente senza nessun motivo, oppure potremmo dire chi gliel'ha fatto fare per noi peccatori, ma il suo grande amore gli ha permesso di morire in croce, condannato come un bestemmiatore, schiaffeggiato, oltraggiato, coronato di spine, ma per amore potremmo dire si fa questo e altro, o come l'amore che c'è tra fidanzati o l'amore che c'è nel rapporto tra marito e moglie, nel rapporto tra genitori e figli. Quando ci si ama ci si dona e ci si dona totalmente. Oggi riflettendo su questo tema e mentre ci prepariamo alla festa di San Pio da Pietralcina non possiamo guardare a Cristo e a San Pio come i modelli straordinari, grandi dell'amore e questo ci fa capire quanta carità è necessaria ancora nei nostri rapporti, nelle nostre relazioni quotidiane. Vivendo la carità davvero con la C maiuscola. San Paolo nella prima lettera ai Corinzi al capitolo 13 sappiamo ha scritto uno dei testi più belli di tutto il Nuovo Testamento, quello che comunemente chiamiamo inno alla carità e Paolo dice molto chiaramente che posso avere il dono della profezia, posso avere tante sostanze, posso avere il dono delle lingue, ma se non ho l'amore tutto è vano, è inutile. Possiamo compiere grandi imprese, possiamo fare grandi gesti eroici, ma se tutto questo non viene vissuto nell'amore e nella carità, in quelle sfumature che abbiamo cercato di evidenziare finora, beh, non serve a nulla. Che Padre Pio e che il modello supremo, Cristo, sommo ed eterno sacerdote, ci insegnino ogni giorno che o si dona, ci si ama in maniera totale, disponibile, gratuita, comunque e nonostante tutto o non servono a nulla tanti nostri gesti che a volte sanno anche di carità ma che magari vengono fatti solo per appariscenza, solo per mettere un po' in tranquillità la propria coscienza, solo per farsi vedere dagli uomini, ma il Padre che vede nel segreto lui ci ricompenserà. Ecco che ogni nostra azione nella comunità cristiana, nella società civile, nella famiglia, nel mondo del lavoro deve essere vissuto con questo stile di carità. E noi cristiani siamo chiamati a fare in questo senso davvero dei passi da gigante perché possiamo diventare quel lievito che fa fermentare la pasta. Scriveva tanti secoli fa la lettera di Ogneto che i cristiani sono come l'anima nel mondo. Ecco, noi siamo chiamati ad animare questo nostro mondo e ad animarli a partire dalla carità, che tra tutte è la più grande delle virtù.
tutto passerà, dice Paolo al termine dell'inno alla carità, ma la carità non avrà mai fine. Cesseranno le profezie, cesseranno le lingue, cesseranno tutte quelle esperienze anche prodigiose che il Signore ci dona, ma la carità non avrà mai fine e soprattutto la carità, lo sappiamo, sarà la chiave che ci permetterà di andare in paradiso, di entrare nel regno dei cieli. Non si entra nel regno dei cieli con i beni, ma si entra nel regno dei cieli con l'amore, con la carità, con il bene che avremo saputo donare ai nostri fratelli. Grazie anche oggi per averci ascoltato e ci diamo appuntamento a domani.